A tutti buonasera. La situazione atmosferica presenta una divisione strutturale di tipo nord-sud. A nord, nord Europa, basse pressioni, lì il tempo anche perturbato, molto ventoso, instabile, e invece sulla parte meridionale, sulla gran parte del Mediterraneo, fatta eccezione per la penisola iberica, vedete, dove ci sono degli annuvolamenti, qui invece alta pressione. A dividere queste due zone di influenza abbiamo una corrente che viene dall'Atlantico, ovest-nord-ovest, verso est-sud-est. È una corrente umida e si succedono anche in quota delle zone più fredde ad aria invece più calda. Questo determina annuvolamenti che passano sulla nostra penisola. Domenica il tempo migliora e a metà della prossima settimana probabilmente cambierà decisamente, avremo una vera e propria perturbazione. Ne riparliamo. Ecco le temperature adesso sul teleschermo, le minime a Aosta, la più fredda 1 grado, la meno fredda all'alba a Genova in compagnia di Firenze 12 gradi, previsioni deboli o moderate variazioni, vediamo le massime, Torino nebbiosa 6 gradi meno di ieri, è la città più fredda nel pomeriggio con 8 gradi, nessuna città raggiunge i 20 gradi, Cagliari a 19, previsioni moderati aumenti nelle zone in rosso, qualche diminuzione in Sicilia ma di lieve entità. Ecco il tempo per domani, al nord poco nuvoloso o anche nebbioso sulla pianura padana parte orientale, nuvoloso in prevalenza o nebbioso al centro, queste nubi marciano verso sud-est. Vediamo adesso i mari, intorno alla Corsica poco mosso, mosso. Invece gli altri bacini quasi calmi o poco mossi, venti deboli. Guardiamo adesso la situazione di sabato con la prossima cartina. Gli annuvolamenti sono presenti sui versanti esteri delle Alpi, dove ci sono anche delle nevicate, dove sono previste delle nevicate. Le nubi sulla parte interna del centro e sulle regioni meridionali della penisola, con tendenza a variabilità sulla parte centrale. Vediamo la domenica, una bella giornata con annuvolamenti sempre sulle creste alpine e poi tra le province di Palermo, Messina e Reggio Calabria. Ma in miglioramento. Grazie per l'attenzione, a domani. Meteo 1, con la partecipazione di Melluso Walker.